Family, oggi è finalmente l'ora di un bel video haul succulento come piace a me. Anche questa volta ho raggruppato sia gli arrivi dalle aziende che gli acquisti shopping lusso che ho fatto io. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito. Io qui ho una montagna di pacchi da farvi vedere, quindi direi di iniziare. Allora, primo pacchetto, tarara, tarara. Questo mi è arrivato da Too Faced. Quando vedo, cioè quando apro un pacchetto e ci sono tutte queste questi coriandoli rosa e Too Faced, e guardate che meraviglia. Gatto Denver, ma perché quando io accendo la videocamera tu ti metti a gridare? Cioè, c'è un nesso, c'è un perché di questo? Non si sa. Comunque, questa mi è arrivata da Too Faced, questa bellissima pochette rosa glitterata, fantastica. Vediamo, perché non l'ho aperta sinceramente, forse non si apre proprio. Ma Gatto Denver, ma io non lo so perché qua, ok. Allora, all'interno c'è la catenella, e poi c'è un mascara Better Than Sex, lo sapete, questo è uno dei miei mascara preferiti assieme al Bad Girl Bang di Benefit. Mi sto trovando anche molto bene con quello della Max Factor e io continuo in perterrita in ogni video a toccarmi i capelli, non fateci caso. Comunque questa pochette mi piace un sacco e vi dirò la verità, la indosserò, perché... perché no? Cioè, è proprio figa. Ok, poi ragazzi, sto andando velocissima perché ho veramente tantissime cose da farvi vedere. Non voglio che questo video duri tipo 2 ore. Poi mi sono arrivate diverse Jewel Candle. Voi lo sapete, io amo le candele profumate e amo ancora di più le candele profumate che all'interno contengono dei gioielli. Queste sono le Jewel Candle. In ogni candela c'è un gioiello in argento e tra l'altro sono profumatissime. Cioè, adesso che ho aperto il pacchetto... oh! Mio Dio, cos'è? Mirtillo? Mamma mia. Sì, mirtillo frozen berries, quindi mirtilli congelati, cioè hanno un profumo questa candela, ragazzi. Oh, mamma mia. E che gioiello c'è all'interno? All'interno mi sa che ci sono, sì, ci sono degli orecchini. Potete vedere sempre sul retro delle Jewel Candle, c'è disegnato il gioiello che poi troverete. Si vede anche il pacchettino, non so se lo vedete. Comunque, sì, super, super, super contenta. Io amo, io ho sempre candele profumate in giro per la casa. Anche in questo momento le ho, io, cioè, è più forte di me e soprattutto devo riannusarla. Io non ce la faccio, io ho un olfatto super sviluppato e quando qualcosa profuma di buono non riesco a smettere di annusarlo. Sono strana, lo so, ma ve ne sarete accorti perché nei video è così tipo da sempre. Ok, non riesco a rimettere il fiocchetto comunque. Oh, fantastica. Poi altra Jewel Candle mi è arrivata questa. E questa è... ah sì, oh mio Dio, questa l'avevo richiesta io. Io impazzisco sinceramente. Guardate che bellezza, ragazzi. Cioè, non può essere. Togliamo l'elastico che tiene a posto il nastrino, eccetera. Cioè, Panda Bear. E c'è questo panda carinissimo disegnato, oh mio Dio. Qui invece c'è un anello. E questa è la versione big, perché l'altra che vi ho fatto vedere è la versione mini. Ragazzi, durano un sacco queste candele. Ovviamente dipende quante volte le accendete, però tipo a me durano mesi e mesi, quindi annusiamola. Oh mio Dio, sa veramente tipo di bambù, di... mio Dio, che strano. Ragazzi, è stranissimo, sa veramente di prato, di... mio Dio, che figata! Vabbè, no, io sono troppo intrippata per queste cose. Panda Bear, quindi non so esattamente... cioè, oh mio Dio, anche il bavaglino con la scritta I'm cute, cioè non posso, I can't. E non so esattamente quale sia il profumo, però vi garantisco che sa di prato. Cioè, sa proprio di prato. Vabbè, sarò strana io. Magari poi è tutta un'altra roba, tipo magari sarà tipo cotone della Provenza, per me sa di prato. E poi c'è questa che è la Winter Edition, non so se... ah sì, sono... no, anche la prima che vi ho fatto vedere, la Frozen Berry, anche quella era Winter Edition, e anche questa è Winter Edition ed è Soft Sandalwood. Guardate che meraviglia, e c'è questo uccellino disegnato su un ramo. E allora, qui anche ci sono degli orecchini, riuscite a vederlo il pacchettino? Sì, è una figata perché poi aspetti un po', ma sono sempre abbastanza, diciamo, verso l'alto, quindi aspetti un po', e quando arrivi a bruciare la candela fino a qua,
tac, te ti trovi il pacchettino e all'interno ci sono questi gioielli che io indosso molto spesso, e, anche perché appunto sono in argento, quindi sono gioielli veri. E oh mio Dio, che strano questo. Allora, questo sa veramente soft sandalwood. Allora, io so sempre là, ragazzi, che odore ha il sandalo, non si sa, forse qualcuno lo sa, io no. Però questa ha un buonissimo profumo di... è veramente molto invernale, quasi natalizia, oserei dire. Sta tipo di pino, di pigna, boh, non lo so, non lo so. Voi lo sapete, io sono la persona peggiore su tutta YouTube International per descrivere i profumi e gli odori, quindi non vi fidate di me, però vi garantisco che è un buon profumo, e con questo sicuro è molto molto invernale, molto caldo, molto adatto insomma a questi giorni. Vabbè, no, fuori ci sono 20 gradi, però alle festività, diciamo così, arriverà il freddo prima o poi, forse. Non chiamarlo Nicole. Poi, allora, che cosa vi faccio vedere? Ah sì, questo, ragazzi, non vedevo l'ora di ricevere questo profumo, perché io ve ne avevo parlato, poi avevo dato la possibilità a tantissimi di voi di... che poi erano più di 1000, cioè un sacco, l'avete mandato veramente, tutti i campioncini di questo profumo sono andati sold out così dal mio video, è stata una cosa pazzesca, ma ragazzi, tada, mi è arrivato, l'avete provato prima voi di me, molto prima voi di me, tada, da Givenchy mi è arrivato, guardate che figata, mi è arrivato lui, il nuovo profumo Lint of D. Io amo, amo, amo i profumi Givenchy, e tra l'altro uno dei miei preferiti penso sia tipo scaduto, è quello viola, il Play, anche quello rosa mi piaceva un sacco, che non so dove sia finito, forse l'ho dimenticato quel coltello, però quello viola è pazzesco e credo sia scaduto e io continuo ad usarlo. Vabbè, piccola parentesi, lasciamo stare, potevo anche evitare, perché too much information, Nicole, potevi stare, perché devo dirle queste cose. Comunque, questo è l'Inter D di Givenchy e adesso in diretta con voi io lo userò per la prima volta. Allora, a parte che devo sempre girare la pompetta perché sia dritta con la scritta, sì, lo so, ho OCD, sono un po' fuori io. Allora, non sento niente, spruzziamo un po' sul cartoncino. Molto professional come in profumeria. Oh, non è troppo forte, grazie al cielo. Io detesto i profumi che sono troppo dolci, troppo forti. È leggero, floreale, ma con delle note, è vero, è tipo misterioso, un po' sexy. Oh, buonissimo, ragazzi, provatelo da Sephora, insomma, se capitate provatelo, fatemi sapere se vi piace, perché a me piace molto. Allora, poi proseguiamo, nemmeno da dove. Allora, questo Hourglass. Hourglass è un brand che ogni tanto mi manda le cosine e sono sempre prodotti di ottima qualità, quindi sono molto contenta quando vedo un pacco che arriva da loro. Stessi coriandoli di Too Faced, ma questi sono marrone. E all'interno, vediamo un po', all'interno c'è un mascara Extreme Lash Mascara Ultra Black, chissà se sarà valido oppure no. Poi questi prodotti voi lo sapete, io adesso ve li faccio vedere, ma poi li vedrete all'uso in qualche Get Ready With Me, in qualche tutorial. Poi c'è il Mechanical Gel Eyeliner, eyeliner in gel, gatto d'embre. Io vi giuro non so perché, quando c'è una videocamera lui viene qua e grida. Garurever! Forse perché c'è tutto un baccano, c'è un casino terribile qua e quindi lui dice ma... cosa stai a fare? E poi c'è l'Ultra Slim High Intensity Refillable Lipstick. Mi ricordo un po' le descrizioni del sito Wish, super lunghe. Quindi un rossetto. Vediamo il colore di questo rossetto com'è. Che sono... che figo! Magari whatever, ma non capisco cosa c'è! Wow! Packaging molto molto carino. E, ok, bellissimo stick, bellissimo packaging e bellissimo il colore del rossetto, che è un nude. E voi lo sapete, io praticamente indosso solo nude, cioè questo per me oggi è colorato, per farvi capire. Poi c'è un... che cos'è questo? Un mineral primer oil free e fattore protezione 15, fantastico. Io ormai, cioè non so come, quando sono usciti i primer, no, la morte, non userò mai il primer, fanno venire i brufoli, i punti neri, non sia mai.
Poi quando ho iniziato ad usarli così per scrupolo, perché vedevo che il fondotinta non mi durava, e poi ho iniziato a vedere la sostanziale differenza che ti fa un primer. L'applicazione è mille volte meglio, cioè il fondotinta non si vede addosso e poi ti dura. Senza il primer, almeno sulla mia pelle, il fondotinta non dura una cippa. E quindi sono sempre più contenta se un primer ha anche fattore di protezione e non contiene olio. Quindi vedremo come questo, vi farò sapere. Poi tra l'altro vorrei fare un video sui preferiti, ma non so se può interessarvi oppure no. Forse potrei farvi, adesso che si avvicina dicembre, così un video sui preferiti di tutto il 2018. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa oppure no, che mi sa che l'anno scorso l'ho fatto o non l'ho fatto, non mi ricordo, ditemelo voi, ma insomma ditemi se lo volete oppure no. Poi c'è il Flash Highlighting Stick, quindi uno stick illuminante. Vediamo un po' com'è. Un illuminante che ho di Hourglass, era veramente molto molto bello, si applicava bene, risultava molto naturale. Allora, questo stick è arrivato un po' danneggiato, dovrei andare a spingerlo all'interno, che adesso non mi va, però è molto simile tra l'altro all'illuminante che ho, però quello era in polvere, sempre di questo brand, questo appunto in stick. E poi c'è Ambient Lighting Powder, ok, cos'è, una cipria? Andiamo a vedere com'è questa cipria. Il packaging forse lo riconoscete, che, ma cioè, Denver, fai tutto da solo, viene qua, grida, miagola, poi scappa. Cioè, io non lo so questi gatti. Comunque, packaging sempre uguale di Hourglass. E, oh, ma è lo stesso. No, aspettate un attimo. No, 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 questa è decisamente una cipria illuminante, però molto molto carina. Chissà se tiene, perché sulla mia pelle è difficile che le ciprie tengano, però se tiene deve essere un'ottima cipria per il fatto che è leggermente luminosa. E io combatto sempre con l'effetto fondotinta matte, ma che non sia troppo cenere, e la pelle troppo lucida. Devo sempre trovare una via di mezzo, cioè che sembri sagra, ma non lucida. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Mesauda, andiamo a vedere. Allora, l'ho già aperto e all'interno c'è soltanto questa palette. Mi piace perché Mesauda, adesso non so come mai, ma loro mi mandano, non è che mi mandano un pacco con 50 prodotti dentro, no, mi mandano 50 pacchetti piccoli con un prodotto. Cioè, vi giuro, ogni volta che mi arriva Mesauda, sempre un prodotto. E questo è, no, no, non sempre, ma quasi sempre. Questa è la Golden Roses. Allora, il nome ci piace. Io di questo brand, la cosa che amo di più sono sempre i rossetti, ve lo dico, cioè, imbattibili. E questo è, cos'è? Una palette di ombretti. Carini, molto belli. Una palette di ombretti, molto belli, devo dire, eh. Mi dispiace sempre swatchare i prodotti negli haul, perché a volte mi piace regalarli a voi nei giveaway eccetera, quindi non lo swatcherò, ma sono molto molto belli questi colori così a vedersi, e comunque questo brand ha cosine di qualità, quindi sono sicura che siano anche scriventi e che durino, insomma. Poi c'è NYX, mi è arrivato questo pacchetto da NYX che io ho aperto adesso solo perché ho visto che c'era lo scotch ovunque, altrimenti nel video come avrei fatto, ed ho visto che è un calendario, no, l'ho aperto o non l'ho aperto? Oh mio Dio, non si è, ah sì, si apre così. È un calendario dell'avvento, sì! Io amo i calendari dell'avvento, mi piace troppo, vabbè che mia mamma mi compra il calendario dell'avvento da quando sono piccola e ogni giorno cioccolatino, cioè vabbè, per me è il massimo, tutto dicembre ogni giorno una casella e un cioccolatino, e qui invece tutto dicembre una casella e un prodotto make up beauty NYX. Sono super felice, non so se, che cosa c'è scritto? Ah sì, saranno degli ombretti e dei rossetti. No vabbè, vabbè, figata pazzesca, e anche le illustrazioni sono molto 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 carine. Vabbè, si sa che NYX è un brand molto così, molto eccentrico, molto colorato. E ah no, ci sono anche blush. No, no, non voglio leggere che cosa c'è all'interno, voglio che sia una sorpresa. Comunque, super, super, super contenta, calendario dell'avvento, yes! Che tra l'altro vedo tutti hanno calendari dell'avvento, io il primo, questo, l'unico. Poi, allora, che cosa, non so cosa farvi vedere. Allora, poi mi è arrivata questa, che era un pacco gigantesco, ragazzi, potete immaginare, da bellissima nuova linea My Pro. E qui, oh my gosh! All'interno c'è, faccio vedere, ta-dan, ta-dan, ta-dan. E con enorme piacere che ti presento la nuova linea bellissima My Pro. Non vedo l'ora di vederti all'opera per creare il look. Non so tradurlo. Comunque, codice sconto 30% su bellissima.com usando il codice MyPro.
30, no, codice sconto 30% su bellissima, scusatemi, codice sconto 30% su bellissima.com usando il codice MyPro30. Ok ragazzi, quindi questo è quanto, ve l'ho letto, io non ci guadagno niente mai con i codici sconto, ci tengo sempre a sottolineare mai, e non che ci sia nulla di male, ma è semplicemente mia politica, ho deciso di non farlo perché non è una cosa che mi piace comunque. Aiuto, io quando faccio video e spacco sempre qualcosa inevitabile comunque. E qui all'interno c'è il nuovo phone della linea MyPro, figata, e poi c'è la piastra professionale a vapore. Wow, tutto rose gold, ci piace questa cosa. Come si apre? Non lo so, troveremo il modo. Ah ok, si preme qua, no? Si preme, ah sì, ok. Mi piace perché le piastre sono molto molto ampie. E io in realtà le piastre le uso, cioè questi sono i miei capelli naturali, lo sapete, quindi non li piastro perché c'è, cioè, cosa voglio piastrare, sono già liscissimi, però posso però uso le piastre per arricciare i capelli, per quello le uso molto, e sono molto contenta di provare anche il phone, perché linea professionale di solito sono sempre meglio rispetto ai prodotti normali tra virgolette, almeno io l'ho sempre pensata così, poi magari è una roba che ho in testa io, non lo so. Comunque, poi, tra l'altro, vabbè, non immaginate il casino che c'è intorno a me in questo momento. Poi, Pupa, da Pupa mi è arrivata questa bustina, andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Allora, c'è una palette con due matite occhi multiplay. E credo che dai colori questa sia una palette molto adatta magari a Capodanno, perché sono tutto colori molto, molto scuri, molto, no vabbè, insomma in realtà ci sono, c'è anche qualche nude e qualche colore più chiaro, però questo nero con qualche brillantino, questo super glitterato argentato, sicuramente sono, è una ottima palette, cioè sicuramente è stata disegnata per le festività eccetera. Non so dirvi la scrivenza perché anche qui non voglio fare swatch, perché magari la regalerò a voi in qualche giveaway, come al solito vi dico, perché so in tantissimi non mi seguite su Instagram, cioè in tantissimi non avete Instagram, però io ve lo dico, io faccio sempre moltissimi giveaway su Instagram ragazzi, quindi andate qua sotto, cliccate, trovate il link al mio Instagram e se vi iscrivete saprete, perché do sempre via un sacco di roba, un sacco di trucchi e non solo su Instagram, quindi magari fatevi un account, ecco, ok, giusto così, la butto lì, lo voglio, non vi obbligo, però le butto lì così. Poi queste sono le due matite multiplay, la 78 e la 65, un blu e un viola molto scuro metallizzati, e poi suppongo siano metallizzati, sì, penso di sì. Poi mi è arrivato, allora, da Peli di Denver ovunque, non l'ho preso in braccio, maglia nuova o Peli di Denver comunque, che tra l'altro sì. Ah no, si è calmato ma sta qua dietro, riuscite a vederlo? Ebbene. Poi c'è il nuovo Unlimited Mascara, mi è arrivato da L'Oreal, solleva, piega, allunga, wow! Oh, che strano scovolino, vabbè. Oh, wow, no vabbè, sono un attimo di shock generale, perché non mi aspettavo che questo potesse essere un mascara. Vabbè, però vi devo dire, sono molto curiosa di vedere com'è, perché io di solito... adoro. Ah, ma si può, no che figata, si può spostare a seconda della necessità. A me piacciono molto, ce n'è uno di Givenchy e di solito in passato specialmente andavo io ad incurvare lo scovolino dei mascara, che si può fare con qualsiasi mascara in realtà ragazzi, e, perché mi è molto molto più comodo, perché io sbavo sempre il mascara e così sbavo un po' meno, che lo sbavo un po' meno, però sono molto molto curiosa di andare a vedere com'è. Unlimited Mascara, l'avete già provato? Fatemi sapere se è valido oppure no. In genere i mascara L'Oreal a volte mi ci trovo benissimo, a volte mi ci trovo malissimo, quindi non so, di solito non c'è una via di mezzo e oltrepassa i limiti Unlimited Mascara, quindi o sarà fantastico o non mi piacerà per niente, questo è il mio, la mia previsione per questo mascara. Poi mi è arrivato da Rimmel London questa bustina Live the London Look, che quando dico sta roba mi viene sempre in mente Kate Moss e... yeah. Allora, apriamo. Che cosa c'è? C'è un altro sacchettino. Ah, ok, qui c'erano tipo robe per Halloween, solo che io evidentemente l'ho aperto tardi. Allora, ci sono gli Ink Me, tipo tatuaggi metallici, sticker con ragni, pipistrelli, teschi, eccetera, eccetera. E poi ci sono...
Allora, ci sono gli smalti super gel, step 1 e step 2, quindi base coat, suppongo, oppure è il... no, credo questo sia il colore, e poi c'è il top coat glitter finish. No, vabbè, aspettate che lo vedo. Che io purtroppo non sto usando più smalti perché sto facendo il semipermanente ormai da, non lo so, da 6 mesi. Però sì, è tutto glitterato e io ho il top coat semplice, avevo lavorato con Rimmel, mi sembra di sì, quando era uscito quello semplice, adesso hanno fatto quello glitter. Poi, allora, e poi ci sono altre cose nel pacchettino Rimmel, io voglio andare avanti così. Allora, poi ci sono Ink Me, Stamp Tattoo, c'è lo stamp tattoo, quello con i teschietti, e ti fa tipo il teschio, che figata. Stessa cosa con il lampo, ti fa il simboletto del lampo, e poi ci sono due Ink Me eyeliner, blu scuro, un grigio scuro e un bordeaux, e poi stesso colore ci sono anche i Lip Art Metallics per le labbra. Poi sempre da L'Oreal, oh mio Dio ragazzi, io non sapevo dell'uscita di questo film, ci sono rimasta e non vedo l'ora di andarlo a vedere ragazzi. È in arrivo il nuovo film di Mary Poppins, sto per dire Harry Potter, non so perché, è in arrivo il nuovo film di Mary Poppins, io amo Mary Poppins, proprio lei, il messaggio di quel film, insomma, l'ho adorato da piccola e me lo sono rivista miliardi di volte. Adesso sto per uscire il nuovo film di Mary Poppins e L'Oreal ha fatto una collaborazione con appunto Disney per la nuova uscita del film Mary Poppins Returns. E guardate ragazzi che meraviglia! Tada! Hanno fatto una linea di 6 rossetti, tutti con packaging straordinario, che appunto ha a che fare con Mary Poppins. Qui c'è Mary Poppins che vola con l'ombrello, qui c'è lei con il fiocchetto, e insomma meraviglia, non so come siano, no in realtà sono 7, e non so come siano i colori, ma allora questo è tipo un mauve scuro, questo su di me decisamente non sta bene, però questo cofanetto è troppo carino ragazzi, cioè veramente, andiamo a vedere ancora questo, che poi è fichissimo perché la vedete tipo la casa, no? E qui c'è invece la locandina del film. E poi questo, questo è un nude glitterato, non credo mi stia bene, ma molto molto carino. Anzi, a volte, vi devo dire la verità, ultimamente sto rivalutando un attimino i rossetti metallici, perché hanno il loro perché, non lo so, forse sto cambiando gusti, non si sa. E andiamo a vedere un altro rossetto. Allora, qui c'è Bert disegnato, fantastico. E questo invece è... anche questo tipo un finish con dei micro glitterini, però è un colore un pochino più scuro, molto molto belli, ma vabbè, io sono di parte perché adoro il film, adoro il packaging, adoro tutto di questa collezione, quindi fantastico. Poi mi è arrivato, allora mi sono arrivati questi da Jouer, io non conoscevo questo brand, mi stanno spedendo diversi prodotti e vi garantisco che sono buoni. Poi ho saputo che si trovano in farmacia, infatti ragazzi sono ottimi per la mia pelle, lo sapete che è super delicata e tollerante, qualsiasi cosa mi dà fastidio mi fa reazione, questi no, sono prodotti molto 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 naturali. Una di queste creme l'ho data anche ad Emelsa, anche lei come me ha problemi di pelle, qualsiasi cosa le fa reazione, nemmeno a lei questi hanno fatto reazione. Vi sto parlando di creme idratanti, che cosa ho provato? L'acqua micellare, o uno struccante avevo provato, e questi invece sono... è scritto in francese, allora Youth Concentrate Detox and Radiance, Youth Concentrate, credo siano sieri per il viso, e sono molto curiosa di vedere come sono, appunto perché almeno so che, cioè quando provo prodotti nuovi per la skincare ho sempre una paura terribile, o che mi venga fuori un'irritazione, o che mi vengano i soliti brufoli eccetera, perché sono allergica a un sacco di ingredienti, con questi sono tranquilla. Poi ragazzi, mi sa che siamo arrivati, adesso posso farvi vedere, allora qui arriviamo ai miei acquisti, ok lo so, adesso arriviamo ai miei acquisti. Sono passata da MAC e volevo vedere i rossetti di cui vi avevo chiesto informazioni, vi ricordate? Quelli, come si chiamano? I matte,
Powder Kiss, c'era scritto buongiorno, i Powder Kiss, ne ho trovati diversi, non me ne piaceva manco uno e tutti quelli carini erano sold out, quindi insomma, molto fortunata. Però mi hanno detto che ritorneranno e che tra l'altro, saranno anche collezione, insomma, quella permanente, quindi anche se non li trovate adesso, tranquilli, si trovano. Molto carino il packaging, che è opaco, vabbè che non compro da MAC da tipo 5 anni, senza esagerare, quindi magari sono tutti opachi, non lo so. Comunque, molto carino il packaging ed ho comprato questo, che è un arancio. Questo è il Style Shocked e questo è una specie di rosso aranciato super opaco. Li ho provati in negozio ed è vero, sono completamente matte, ma scorrono sulle labbra, che è un piacere. Sono matte ma idratanti, cioè è una formula, ragazzi, che non si era mai vista. Io vi consiglio almeno di provarli, perché sono veramente un must. Se vi piacciono i rossetti opachi, i rossetti matte, sono un must, dovete provarli. E poi ho preso, vabbè, niente di che, ho ripreso il Velvet Teddy, perché allora, l'avevo quasi finito, poi in realtà l'ho perso, non so dove, mi è scomparso il Velvet Teddy e visto che è un colore che amo, sono andata a ricomprarlo. E questo, allora, sembra un nude a vederlo così, poi quando lo indosso su di me viene fuori quasi un viola, non so perché. Mi sta venendo il dubbio che sia il Velvet Teddy che conosco, ma penso non ce ne siano di più di Velvet Teddy, spero di no. E comunque è un colore che mi piace molto. E questo non è un matte, se non sbaglio. Sì, sì, anche questo è matte, pensavo fosse satin, ma vabbè, è uno dei miei preferiti, me ne avete sentito parlare miliardi di volte, quindi lo conoscete. Poi arriviamo, vabbè che devo, cioè devo spostare tutto sto baladani. Io, ma perché faccio sempre, ovviamente, se non distruggo anche la videocamera, forse ce la farò a farvi vedere i miei acquisti, ragazzi. Ho fatto qualche acquistino, intanto che sposto tutto la baradan, vi dico. Ho fatto qualche acquistino da Louis Vuitton, ho fatto acquisti da Luisa Via Roma, e poi un altro acquisto da Tommy Hilfiger, e poi ho altre cosine di lusso che vi piace tanto vedere, però ve le farò vedere nel prossimo video haul, perché sono i miei regali di compleanno, ragazzi, perché dopodomani, mercoledì 14, è il mio compleanno, quindi per voi in realtà domani, perché voi vedete questo video martedì. Oh mio Dio! Comunque, allora, prima cosina che ho preso da Louis Vuitton. Ta-da-da. Allora, io a volte, dovete sapere, non riesco a dormire e vado nei siti dove non dovrei andare per il bene del mio portafogli e faccio acquisti che non dovrei fare per il bene del mio portafogli, e però li faccio comunque. E quindi una notte lì dal cellulare, vado sul sito Louis Vuitton, vedo che hanno la linea di gioielli di Louis Vuitton, anche questi orecchini sono Louis Vuitton. Io non amo, cioè non è che non ami questo brand particolarmente, se riuscirò mai ad aprire questo pacchetto vi farò anche vedere quello che ho preso. Non è che io non ami particolarmente questo brand, è che molto spesso le cosine non sono esattamente nel mio stile, ma questo lo è decisamente e ce la sto facendo, ce la faremo entro il 2019, promesso fatta. Ta-na! Ta-na-na! Ta-na-na! Le mie musichette, ragazzi, ci saranno sempre. So che ad alcuni piacciono, altri le odiano. Le mie musichette sono le mie musichette, non ci possono non essere. Ta-ta-da, ta-ta-da. Allora, questi li ho uguali, dorati, ok? Ok, però no, non proprio uguali. Allora, faglieli vedere, Nicole, prima. Allora, questi sono in questo sacchettino di nylon orribile, veramente. Cioè, però almeno sì, sono riparati. E sono gli orecchini con la V, ok? Color, sono in argento, spero. Eccoli qua, sono gli orecchini piccoli con la V. Io di questi ho il modello molto più grande in oro e tutti mi chiedete, non li trovo, quelli sul sito mi sembrano più piccoli, quelli dorati, ma sono i tuoi? No, i miei sono quelli più grandi, ed erano in edizione limitata, non si trovano più, si trovano solo questi piccolini. Però siccome ultimamente ero alla ricerca di un paio di orecchini argentati, mi sono buttata su questi perché mi piacciono davvero davvero tanto. Li ho visti anche in oro, appunto piccolini, ma ovviamente non li prenderò perché li ho già nella versione big. Però questi mi sono piaciuti subito e quindi li ho presi. Ta-da! Ok, allora, poi sono andata anche sul sito, sempre per il fatto che io, cioè, non riesco a dormire, cosa faccio? Vado sui siti dove non dovrei andare, probabilmente dovrei iniziare ad andare da H&M sul sito, forse, e vabbè, sorvoliamo, ed ho preso, ed ho visto, appunto, su Luisa Via Roma, ed ho visto, faccio vedere, ta-da! Ta-da! Ho visto i nuovi maglioni di Alberta Ferretti, allora, che non sono proprio nuovi, io ne ho due, lo sapete, ho Monday e Friday,
ed è tutto questo, ragazzi, questo che è Saturday, ok? Io li indosso ogni giorno, chi se ne frega, ovviamente un maglione se lo pago così tanto sicuramente non vado ad indossarlo solo una volta alla settimana e solo in quel giorno, figuriamoci. E però ho preso questo perché è lungo e si può indossare sia come maglione oversize che come vestito, magari con gli stivali alti. Cioè, Gatto Dever, sono sempre qua, ma perché vai in giro a miagolare e a piangere? Caro Dever! Eccolo che arriva. A volte lui mi chiama e io devo dirgli che sono qua e poi arriva. Cioè, come se non lo sapesse. Cosa c'è, amore mio? Sei bellissimo. Vabbè. E qui, appunto, questo maglione. Turutru, che è super, super, super morbido. È in cashmere, se non sbaglio. Andiamo a vedere. Lana e cashmere. E di questo ho preso perché l'acqua... Allora, i maglioni... di Alberto Ferretti, ragazzi, stanno piccolissimi. Se mai volete prenderne uno, una o due taglie più grandi. Io ho preso la 42, che è la mia taglia, e mi stanno veramente, veramente corti anche di maniche. Quindi qui mi sono buttata sulla 44, anche perché voglio che siano oversize, che sia insomma anche decente da portare con gli stivali. Sempre per il discorso che io vi dicevo, quando io compro un abito, visto che sono alta, tanto alta, vabbè, 1,77, ok, tutti gli abiti mi stanno troppo corti e quindi come facevo io se no ad indossarlo con gli stivali? Non potevo, cioè una cosa oscena. E poi, altra cosina che ho comprato, che vi vedrete indossare molto molto presto, è, aiuto, allora, ok, se io sposto questo scatolone cade giù, ok, perfetto, ed ho preso dal sito di Tommy Hilfiger, ho preso questo piumino. Non avevo un piumino, io sono anti piumini, ok, sorvoliamo, io sono anti piumini, vero Gatto Dever? Ok, Gatto Dever conferma, però ho pensato che forse è arrivata l'ora, perché praticamente ho solo cappotti, pellicette ecologiche finte, e poi mi sono detta vabbè, buttiamoci anche sul piumino, e questo mi è piaciuto un sacco. Ed ha i classici colori Tommy Hilfiger, blu, rosso e bianco, super caldo, questo è abbastanza corto. Mi dispiace solo che non ci sia una fascia in vita, però è, insomma, a me è piaciuto subito e volevo finalmente prendere un piumino, non so perché. Mi ha preso sta roba, forse è sempre la vecchia, sempre per il fatto che dopo i 30 anni ti compri solo maglioni, piumini, hai freddo, eccetera eccetera. Ok, quindi mia family, questo direi che per oggi è tutto. Tra l'altro oggi sto indossando il maglione che avete visto nell'ultimo video haul e i pantaloni che avete visto nell'ultimo video haul, che mi avete detto si chiama Filo di Scozia, questa fantasia, Filo di Scozia, grazie, me lo dimenticherò probabilmente, ma per adesso lo so. Comunque, questo è quanto, mia family, io vi voglio tanto bene, vi ringrazio per aver visto questo video, scrivetemi come al solito tutto nei commenti, perché ogni tanto mi piace ricordarvelo, ma io li leggo sempre tutti i vostri commenti, mi piace mettere cuoricino almeno per farvi vedere che li ho letti, anche se non riesco a rispondere proprio a tutti, perché ragazzi, voi siete, cioè, siete quasi 700.000 solo su YouTube, c'è questa parola, questo numero, e io sono una, quindi vi prego, non ve la prendete se non riesco a rispondervi, cioè, a volte mi si spezza il cuore perché mi dite io non mi hai mai risposto, ragazzi, io non faccio apposta, se io anche stessi tutto il giorno a rispondere a tutti i messaggi e i commenti, comunque alla fine della giornata avrei migliaia di messaggi a cui non ho risposto, è una battaglia persa, non ce la faccio, però vi voglio bene e sappiate che magari cerco di magari rispondere alle domande più gettonate nei video eccetera, proprio perché ad ognuno non ce la faccio, ma vi leggo, sono lì, sono presente, metto cuoricino, insomma ci sono, quindi un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!